Con una volata di forza a confermare le proprie ottime qualità di velocista è stato il 21enne argentino German Nicola Perez Tivani ad imporsi nella 48esima ruota d'oro, 86esimo Gran Premio Festa del Perdono di Terranuova. Il successo di Tivani in volata su 5 compagni di fuga, tra i quali anche colui che è stato il grande protagonista della corsa valdarnese, il laziale Cacciotti, che ha allungato nel plotoncino dei 9 che comandava la corsa quando mancavano una trentina di chilometri al traguardo dal viale Europa. Un viale Europa come sempre gremito di tantissimi appassionati delle due ruote. Cacciotti ha guadagnato un discreto margine, non c'era da superare però prima dell'arrivo le salite di Cima Monticello e del Valcello. Dietro non mollava nessuno, l'inseguimento allo splendido atleta dello PLA Petroli Firenze era concluso da 5 inseguitori, tra i quali appunto l'argentino Tivani, proprio sul muro del Valcello a 6 km dal traguardo. Lo sprint per aggiudicarsi la gara, 180 partenti di 34 formazione, vedeva 6 protagonisti con il netto successo dell'argentino della Unieuro Trevigiani, che superava nell'ordine Rocchetti e Raggio a concludere il podio. Credo che questa è una delle gare più importanti per me. Stiamo a fine della stagione, ho fatto il mondiale, ho fatto 11. Dai, per me stava bene fare top 10. Credevo vincere questa gara e bueno, per suerte l'ho fatto. Volevo vincere per la squadra che mi ha sempre supportato in questo anno che per me è stato difficile, ma soprattutto ero arrabbiato perché a 200 metri c'è stato uno sbandamento che mi ha tagliato fuori dal primo posto, però dai, in una gara come questa un podio è sempre molto importante. Sono corse che mi piacciono, sono adatte alle mie caratteristiche. Oggi, essendo l'ultima internazionale, volevo fare bene e ora andrò a correre un po' con la Wheeler. Dai, mi accontento del terzo posto, comunque in volata non sono molto veloce, diciamo dai, 50% sono contento, 50% un po' mi dispiace perché comunque la vittoria è sempre la vittoria.